presto a presentare il prossimo gruppo. Prossimo gruppo che, avrete capito, è fatto di giovanissimi. Il loro nome è tutto un programma. Il loro nome lo traduco in italiano. Provo a tradurlo in italiano. Vena Viola. Vena Viola. Chi diciamo conosceva, no? Un brano famoso di Prince, era lì si parlava di pioggia viola, qui invece si parla proprio di vena viola. Loro sono i Vena Purple. Chi è il maestro qua? Chi è il comando? Dicono. Ok, allora vuoi un attimino spiegarci perché Vena Purple? Sì. Allora, niente, molto semplice. Scritta plastica. La registrazione che noi proviamo, fondamentalmente il riflesso sul muro più avanti, ma sembra una vena, insomma, fondamentalmente abbiamo inglesizzato il colore. Cioè c'è tutta questa poesia dietro a Geni. Un momento molto rapido, cioè tutto il pensiero molto più lungo della cosa in sé. Proprio alla Steve Jobs, che proprio prima di andare a brevettare appunto il suo primo computer, disse: come lo chiamiamo? Lui mangiava la mela, una mela che in America si chiama Macintosh, e disse: chiamiamolo Macintosh. Chi lo sa, magari di buon augurio. Credo che siamo pronti o non ancora? Non siamo ancora pronti? Vabbè. Loro intanto fanno il sound check, io intanto vi presento. Allora, tu sei? Fabio. Avrai pure un cognome, no? Longano. Fabio Longano, il cognome è tutto un programma, donne. E tu invece sei? Danilo Cataletto. Cataletto, insomma, tu sei messo un po' Cataletto. Comunque, insomma, è sempre meglio del pianista di ieri sera che si chiamava Pistillo. E vabbè, e poi abbiamo? Nicola Di Carolo. E che tu sei quello che conosco di più. Sì. Va bene. Allora, siamo pronti ragazzi? Possiamo dare inizio alla fase hard della serata? Bene, allora sappiate che stasera, anche stasera come ieri sera, è maestrale, quindi io vi invito a saltare per far sì che appunto la polvere venga in faccia ai musicisti per metterli appunto in difficoltà. Signori, i Vena Purple!
grazie. Pensate il monito alla voce, non sento proprio, zero proprio. Spaceman. Buonasera a tutti, noi siamo in Vena Parco, a Monopoli e a Fasano anche. Siamo in autostrada. È un piacere veramente molto grande essere qui stasera per tanti motivi, perché siamo di fronte alla nostra gente in un posto molto bello tra gli alberi d'ulivo e soprattutto per la giusta causa, questo ci fa veramente molto piacere. Il prossimo pezzo è l'ultimo che abbiamo realizzato, saranno molti pezzi nuovi, assolutamente inediti, non ascoltati. Ascoltateli con la mente aperta di chi vuole conoscere. Questo è Foreign Language.
Questo è un pezzo che il prossimo è stato il nostro primo singolo uscito a febbraio e qualcuno di voi già la conosce. Il prossimo pezzo è The Attic. Grazie.
Naturalmente ci trovate su tutti i social, devo dire che il social ha abbastanza influito positivamente sul nostro inizio di cammino. Siamo su Instagram e Facebook, basta cercare Pena Parkour. Il prossimo pezzo è un pezzo che io adoro particolarmente. Don't Talk, semplicemente.
state lì, non coprite il vento. Il prossimo pezzo è un po' più intimo ed è un po' più lounge. Si chiama Neon Motel. Thank you.
Il prossimo pezzo è il singolo appena uscito, ma veramente da due settimane al massimo. Ieri è uscito il video, anzi vi invitiamo ancora una volta a seguirci sui canali social, in particolar modo Instagram, Facebook e YouTube, dove troverete un nuovo video che è uscito proprio ieri. Questo è The Sand Sacrobats.
detto di avvisare quando arriva l'ultima, e questa è l'ultima, un po' movimentata questa. È stato un piacere esservi di fronte. Infine Purple! Bravi ragazzi, bravissimi, bravissimi. Aspetta, non andate via, non andate via, che c'è un momento, diciamo, presente per voi, un presente che avremmo dovuto darlo anche ai due musicisti che hanno suonato prima, cioè Leo e Raffaele, ma siccome appunto erano finiti i soldi, allora abbiamo detto vabbè, alla prossima edizione ve lo diamo. Invece a voi abbiamo deciso appunto di darlo, è la targhetta di questa manifestazione. Fate un pezzo a testa, oppure un giorno a testa, ve lo mettete in casa, porta bene. Porta bene, perché accordi abili porta bene, ricordate. Ina Purple, grazie ragazzi, grazie infinite, grazie. Ora, questa sonorità io spero, mi auguro che sempre più la sentiremo, e non solo, diciamo, in queste occasioni, anche magari in occasioni radiofoniche. Signori, adesso...